Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata. Abbiamo ospite una cantautrice, ma in realtà non è solo cantautrice, produttrice, vocal coach, e ha una lunga serie di certificazioni, perché sei molto certificata, sei molto importante. A questo punto, se dovessi descrivere Frichi Bea, abbiamo ospite qui davanti, se dovessi descrivere chi è Frichi Bea, come la descriveresti oggi per chi ti ascolta? Ciao a tutti, sono Frichi Bea, sono una cantautrice, sono una mamma, sono una donna che mette nelle sue canzoni la voglia di far capire chi sono le donne al mondo e che cosa possono riuscire a fare. Nel bene e nel male, posso essere benvoluta o anche malvoluta, ma sono sempre io, sono unica e sono Frichi Bea. A questo punto parlerai tanto dell'ultimo singolo, questa canzone. Questa canzone, parliamo di questa canzone. E come nasce questo brano, una cosa che tratta di ispirazione, probabilmente già dalla copertina si intraprende qual è poi l'obiettivo di questa canzone. Questa canzone è il brano che ho scritto per mia figlia minore, mia figlia Diana. È un brano molto luminoso, pop, che racconta di come si può tornare ad essere mamma dopo una bruttissima esperienza di violenza domestica e che cosa vuol dire ritornare ad essere mamma, quali emozioni si provano non solo per l'essere genitore in se stesso, ma anche per l'essere passata attraverso una esperienza di questo tipo. È una canzone che ho deciso di, l'ho scritta qualche tempo fa, ma ho deciso di tirarla fuori adesso perché mi ha chiamata, mi ha detto forse è l'ora di uscire da questo cassettino in cui mi tieni. È così, l'ha deciso lei. È una canzone che a me piace definire pop, anche se in realtà ha delle sonorità molto, insomma, anche molto moderne, perché io vengo un po' dalla cultura pop rock in generale e mi piace questo ambiente che ho creato nel quale non faccio mai una canzone uguale all'altra e finalmente però sono tornata al pop. Appunto, abbiamo citato leggermente la copertina, una copertina con questi colori pastello delicati, ma in volo poi però predomina un po' questo rosso. Da chi nasce questa idea di questa copertina? Poi è un po' tutto un disegno, e da chi poi il risultato finale che si è ottenuto alla fine. La copertina è stata realizzata da una mia idea. Volevo che ci fosse qualcosa di mia figlia, ecco, del suo modo di essere, così sempre con la testa tra le nuvole. Infatti, per citare i primi versi della canzone, dico nasino all'insù, cioè quindi sempre rivolto verso le nuvole, perché è piuttosto vivace. E mi piaceva che caratterizzasse tutte le cose che lei sogna di avere sempre accanto, quindi i suoi giocattoli, queste nuvole rosa e la sua immagine. E realizzarla a Libertalia Agency, che è l'agenzia che mi aiuta in tutte queste avventure a livello grafico, a livello di social media manager, ecco, mi hanno dato una grande mano. Quindi il brano ovviamente rispecchia questo lato mamma figlia e volevo che anche la copertina lo rispecchiasse. Spero di esserci riuscita.
Tu hai suonato molto dal vivo, tante manifestazioni hai fatto, ma soprattutto anche televisione. E qual è la sensazione, prima cosa, qual è la differenza a cantare davanti a un pubblico di una platea normale e cantare davanti a, comunque, a un ambiente televisivo che comunque è un po' limitativo, è un po' più chiuso? Qual è la tua sensazione e la differenza secondo te? Beh, allora, sicuramente quando stiamo facendo un live c'è più contatto diretto con il pubblico e sono persone che sono lì per vederti, per ascoltarti, o comunque la maggior parte, e quindi riesci a instaurare un rapporto diretto. Mentre invece quando sei in TV devi immaginare un po' queste persone di tutti i generi che possono essere sedute davanti alla televisione, dalle più giovani alla signora, alla casalinga, e parlargli un po' come se fossero lì in realtà, cercare di immaginare che non siano dietro quella telecamera seduti nelle loro case, ma che siano lì con te, e cercare di coinvolgerle in realtà poi alla stessa maniera di un live. Un pelino più, tra virgolette, difficile perché bisogna usare un pochino più di immaginazione, però è altrettanto soddisfacente, devo dire la verità. Anche se per certe sfumature, ovviamente noi artisti preferiamo sempre un po' più il concerto in sé per sé, però è bello anche la televisione. Beh, cosa ti rimane dei ricordi di quelle trasmissioni che hai fatto, tra cui i raccomandati, e poi c'è stato il tributo di Madonna, tante cose, appunto, che cosa ti rimane in te e che cosa ti sei portato dietro di tutta questa avventura che poi prosegue? Allora, quello che porto dentro di me è sicuramente l'esperienza di riuscire a fare delle cose accanto a persone qualitativamente importanti. Riuscire a lavorare con degli artisti di un certo tipo ti dà sempre qualcosa a livello personale che ti resta addosso, c'è sempre da imparare. E mi porto dietro appunto questa cosa dentro il mio cuore, queste perle, questa esperienza dentro il mio cuore. Oggi che sono, insomma, ormai sono 30 anni che faccio questo mestiere, quindi oggi che sono un po' più grande, posso dire che quando approccio ai miei show, ai miei live, cerco sempre di tenere a mente i consigli che mi hanno dato le persone con cui ho lavorato e che ormai ho fatto miei e che ho interiorizzato, e quindi di dare sempre il meglio di me stessa. Ad esempio, in questo momento mi trovo a Milano perché oggi sono venuta a ritirare l'outfit che indosserò quest'anno a Sanremo per una 3 giorni molto intensa che farò lì tra interviste, trasmissioni televisive e quant'altro, presentando proprio questa canzone. Gireremo il videoclip e quindi cercherò di dare un qualcosa sempre di nuovo in ognuna di queste esperienze che farò anche durante questi 3 giorni. Allora, una full immersion a Sanremo, a questo punto, andando, io ritornerei un po' sul fatto emozionale. Qual è la sensazione che hai provato? E tuttora provi, penso, probabilmente rimarrà un po' cambiata, ma ancora c'è. Quando sali sul palco, quando ti si apre quella quarta platea, che è immensa, a volte è silenziosa, perché inizialmente è silenziosa, ma poi si anima. Non la vedi, ma la senti quell'energia che sale, che poi tu ritrasmetti con le tue emozioni, con la tua canzone, con le tue note, anche se poi sei concentrato. Però quella sensazione, che cosa provi in quel momento? Adrenalina pura, adrenalina è sempre la solita cosa. Cioè, 30 anni fa quando sono salita per la prima volta sul palco, ho provato quella cosa, quell'adrenalina che non vedi l'ora di salire lì sopra e di goderti appieno insieme a quella gente questo spettacolo. E la provo ancora, identica, non è cambiato niente, assolutamente. E credo che sia giusto così, perché, sai, il mio lavoro è prima di tutto una passione, viscerale. E se non ci fosse questa sensazione di voglia, di adrenalina, penso che sarebbe inutile continuare a fare questo lavoro, no? È un po' quello che ci vuole sempre, questa adrenalina, secondo me.
E invece poi scendendo il palco incontri un pochettino le persone che ti hanno ascoltato, hanno dedicato il loro tempo, in quel momento il loro spazio si è fermato, il loro tempo si è fermato, hanno tolto tutti i problemi e hanno ascoltato te. E li vedi con quella faccia sorridente, rilassata, con quegli occhi accesi, che probabilmente hanno capito, hanno accettato, hanno fatto su loro il tuo messaggio. In fondo, qual è la tua emozione in quel caso, quando li vedi questi occhi accesi? Quella forse è la parte più bella dello show, perché quando poi alla fine scendi e vai a toccare veramente le persone che erano lì, che ti hanno dato tutto loro stesso, è uno scambio, no? Perché tu dai tutta te stessa, ma anche loro ti danno tutti loro stessi. E quindi quello è bello, perché poi ti scambi emozioni, c'è il contatto vero e proprio, ti stringi la mano, fai una fotografia, è una parte che mi piace molto. A fine show è proprio come per usare un termine così, proprio che comprende tutta la sensazione che provo, è una figata. A questo punto, visto che ti trovi, stai per partire per Sanremo, una domanda che probabilmente nessuno ti farà. Se dovessi descriverti oggi con cinque parole, cinque semplici parole, e soprattutto perché quelle cinque parole, come le descriveresti? Come ti descriveresti? Allora, sicuramente eclettica, perché come si può vedere dal mio colore di capelli, dalle mie unghie, sono una persona a cui piace molto spaziare, sia a livello visivo, sia a livello di sentimenti, sia a livello di emozioni. Mi piace godermi tutta la gamma di cose belle che la vita ci può dare, sotto tutti i punti di vista. Poi impulsiva, perché sono una che va sempre di pancia, che si fida delle sue sensazioni e delle sue emozioni e le porta avanti sempre. Poi viscerale, perché sono molto molto legata ai valori che ho e che la mia famiglia d'origine mi ha trasmesso, e cerco di trasmetterli anche a mia figlia e alle mie figlie in generale. Poi romantica. Romantica, sono una romanticona, perché comunque mi piace sognare, mi piace sperare sempre nelle cose belle. L'amore, secondo me, è il sentimento che muove il mondo in tutte le sue forme. L'amore in tutte le sue forme è il sentimento che muove il mondo, e secondo me non dovremmo mai dimenticarla questa cosa, perché insomma è una cosa, secondo me, abbastanza importante. E per ultimo, anche un po' ingenua per certi versi, perché sono sempre una persona a cui piace credere nella gente, sopra ogni cosa, cioè pensare che ci sia del bello, che ci sia sempre del bello, del buono nelle persone, e che insomma, se tu ci credi, dai fiducia alle persone, queste persone ti daranno indietro qualcosa. E noi sappiamo appunto, sei anche vocal coach, è importante, il vocal coach è una persona importante per qualche persona che ha necessità. Qual è il consiglio, sapendo pure tu, soprattutto che sei anche cantante e cantatrice, qual è il consiglio che ti chiedono frequentemente o quello che ti ha sorpreso dei consigli che ti chiedono? Allora, sicuramente uno dei consigli che do sempre io è quello di non focalizzarsi mai né troppo sulla tecnica né troppo sull'emotività. Quindi riuscire a dare il 50% di entrambi nella performance sempre. La cosa invece che mi chiedono più spesso è come faccio a non avere vergogna quando salgo sul palco. E io rispondo che è come nessuno veramente, quando saliamo sul palco, sa chi siamo. Possiamo far vedere qualsiasi lato vogliamo di noi stessi, e quindi scegliendo quello che vogliamo far vedere, quello che vogliamo far arrivare alle persone, dobbiamo sentirci al sicuro.
Non saranno loro sicuramente a strapparci in qualcosa, ma saremo noi a donare qualcosa di noi stessi. Se vogliamo donare una cosa, ne doniamo una, se ne vogliamo donare 10, 100, 1000, ne doniamo quante vogliamo e sicuramente avremo indietro qualcosa. E nei testi preferisci essere un po' più longeva, molto descrittiva, oppure preferisci testi un po' più sintetici come l'inglese, dove si è un po' più ermetici, un pochettino? Dipende dalla canzone. In realtà io dico sempre che quando scrivo una melodia, è la melodia che mi chiama le parole. E quindi dipende, non è sempre uguale. A volte riesco ad essere molto descrittiva, a volte invece sono vado più a immagini, magari dico qualche parola che richiama alla mente un'immagine, e a volte invece anche un po' criptica. A volte anche un po' criptica, dipende un po' dalla canzone, dall'argomento e da quello di cui sto parlando. Tu hai detto giri spazi su vari generi, perché questa canzone è un genere un po' più lento, ma poi ci sono altri brani che sono ovviamente ritmati. Preferisci essere catalogata su un genere, oppure bisognerebbe essere un po' più spaziale, perché la musica non è, oltre che l'espressione dell'anima, ma bisogna essere un po' differenziare e non essere catalogati. No, mi piace spaziare, sì, non mi piace essere etichettata. Sì, le mie canzoni hanno comunque sempre un filo pop rock, però mi piace veramente poter dire di toccare ogni genere. Quindi sì, niente etichette. Niente, niente. Se invece l'ultima domanda ti faccio, se per caso potessi saltare nel tempo, prendiamo una macchina del tempo e saltiamo su un palco, indifferentemente dallo spazio e del tempo, come ti piacerebbe salire, visto che hai già conosciuto altri personaggi importanti, però su quale palco ti piacerebbe salire o risalire, se già hai fatto? Mi piacerebbe salire sul palco di Sanremo, quello ufficiale. Ci sono già salita quando ho fatto Sanremo Rocket Trend quest'estate, a settembre. Ho vinto un premio anche speciale per quanto riguarda la live performance durante Sanremo Rocket Trend, però ecco, il palco del festival, quello ufficiale, c'è sempre quella cosa, ecco, mi piacerebbe salire lì. Sentire pa 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 pa, e a quel Sì. punto dal conduttore fa: eccola qui, abbiamo per il testo di la canzone di, e a quel punto Canta, Pretty Bear. il silenzio della sala, tutti a ascoltare il tuo brano. A questo punto guarda, noi ti ringraziamo di essere stata ospite, ci diamo appuntamento per il prossimo lavoro. La cosa bella che ci ha accolto il tuo sorriso, e a questo punto ci mancano due cose semplicissime: dove poterti raggiungere oltre a Sanremo questi giorni, e i saluti finali. Allora, ovviamente potete ascoltare la musica della Freaky su tutte le piattaforme esistenti al mondo, ormai sono veramente tante. Potete guardare la mia musica sui miei canali YouTube, Freaky Bea e Freaky Bea Vevo, e potete ascoltare la mia musica anche sulla vostra radio preferita, che ovviamente è Sport Pisciano Game Studio. E saluti finali, assoluti, ciao! Senti, ti dico anche due social, magari mi trovano anche lì. Vabbè, Bravissima! TikTok, Instagram, che è il mio social preferito, devo dire, mi piace troppo, e Facebook, e insomma vi aspetto anche sul mio sito, frikibea.com, ovunque vogliate cercarmi. E noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Buon Sanremo! Grazie mille a voi. Grazie mille, un bacio dalla Friki, ciao ciao, ciao Pietro! Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata,